Ma tu sei Claudio Siciliano? Sì, sono proprio io, sono Claudio Siciliano. Io bevo olio Lovascio e non lo lascio. Buonasera, benvenuti a Calcio Coeso, la trasmissione del grande calcio del giovedì. Vi tengo a presentare gli ospiti. Questa sera abbiamo il bomber Claudio Siciliano Buonasera. e il portiere Steve Moralè. Buonasera. Io prima di entrare nella discussione farei partire il treno dei servizi, non prima di aver ringraziato il nostro sponsor, Olio Lovascio. Sempre ottimo. Grazie, Moralè. E farei partire il primo treno dei servizi con le interviste post partita. A dopo. Però la partita ti ha soddisfatto, insomma, ti vediamo in forma. Sì, la squadra comunque si vede che è in crescita. Sei rigido? Abbastanza. Sei sempre rigido, l'importante è rigidità. L'importante è la rigidità perché comunque in campo la rigidità è fondamentale, che ti permette quei tocchi di classe che nessun altro potrebbe fare. Bravo, l'ultima cosa prima che ti faccio una doccia. Nice. Sampdoria. Ok, grazie. Prego. Faccio una buona partita, soddisfatto? Complimentoni, ti è piaciuta? Peggiore in campo Steve di noi. Troppi gol le prese. Morale, allora? Steve la chance. E niente, ho fatto un errore grave secondo me sulla punizione. Però sei soddisfatto della tua prestazione? Sì, partita gladiatoria direi, però troppi gol. Non abbiamo detto che abbiamo vinto, perché alla fine. Abbiamo vinto, come sempre. Sì, sì. Con la bellezza di 104. Morale, un'ultima dichiarazione per i suoi fan. Niente, io continuerò. Col cuore, sempre. Grazie, grazie. E dopo il servizio che si riferiva alle interviste dopo la partita di ieri sera, vorrei parlare con Siciliano della sua prima partita post rinnovo del contratto. Sì, ieri è stata una prestazione comunque bella da parte di tutte e due le compagini. È stata una partita, a mio parere, equilibrata, anche se poi alla fine ha prevalso l'efficacia, diciamo, di un bomber come Amendola Senior e la fantasia di un giocatore come Amendola Junior. Tra l'altro vorrei ricordare il gran gol di Gigi Izzi e le parate sempre dell'ottimo Boralei, che è un collega, diciamo, contro il quale è sempre piacevole giocare perché ha dei valori assoluti. E niente, io sono contento del mio rinnovo che sancisce comunque un legame con la famiglia Amendola di grande stima e oramai, come dire, può ufficializzare la chiusura della mia carriera con la proprietà Amendola, e sicuramente tutti insieme, come abbiamo più volte detto, punteremo alla Champion in un progetto coeso. Coeso, armonico e Armonico incolore. e infrastrutturale soprattutto. Certo. Invece Boralè, a margine di un'ottima prestazione come la sua di ieri sera, e comunque in riferimento alle polemiche, come sa, ci sono state nella nostra società, vorremmo chiarire una questione. La sua posizione precisa riguardo ai rapporti con la società, con Previtera, con la Svizzera e con il Canton Ticino? Allora, prima di tutto vorrei levare da mezzo qualsiasi discorso riguardante questa polemica che è completamente artificiale, cioè un artificio della stampa locale che non fa altro che attaccare una presidenza che ha fatto molto per la società negli ultimi anni. E Sì, Claudio, assolutamente, io certifico per questo. quanto riguarda invece il Previtera, è un periodo chiaramente difficile per questo grande campione, però si riprenderà sicuramente, anzi si vocifera già che il rinnovo ormai sia cosa fatta. Per quanto riguarda invece il Ticino, che rimarrà sempre nel mio cuore, sappiatelo, io devo molto a questa terra che mi ha dato tanto, però adesso sono qui, sono in Italia e voglio giocare per questa grande nazione. E dopo queste belle parole, spazio alla pubblicità. Anche in cucina una presa perfetta grazie ai guanti da cucina. Eccoci tornati in studio. Riguardo sempre alla partita di ieri, io citerei adesso a mandare in servizio delle polemiche riguardo a Previtera, che ha rifiutato l'intervista post partita e anche in un modo poco gradevole. Previtera, una dichiarazione. Previtera. 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 Dall'aio, ma Previtera? No, è... Dall'aio.
Adesso ci parlo, provo a vedere se vuole venire, un ragazzo molto, molto generoso, ha dato tantissimo. Va bene, grazie. No commento. Previtera? No commento. Come no? No commento. E dopo questo servizio che dimostra che Renato Previtera è un buffone brizzolato, io archivierei la questione polemica e parlerei di calciomercato con il qui presente Claudio Siciliano Massi Borralè, siciliano che è stato contattato dallo Sporting Lisbona per un contratto di 77 anni a 70.000 euro al secondo, e Borralè che è stato contattato dal Real Madrid per un contratto di 2 giorni a 150 centesimi. Ma come ribadivo prima, l'offerta che gli Amendola mi hanno proposto e che poi ho accettato con piacere, certo dopo una lunga trattativa anche con i miei agenti, è stata comunque un segno di continuità rispetto ai progetti della famiglia Amendola e anche nel rispetto dei tifosi, quindi qualsiasi altra, per carità, lusinghiera anche proposta di società anche prestigiose non ha comunque mosso la mia volontà di rinsaldare questo rapporto se ce ne fosse ancora bisogno, in dimostrazione del mio amore verso questa maglia e soprattutto per puntare insieme alla Champions. Beh, fa sempre piacere avere tante offerte da grandi club europei, però io ci tengo a precisare che sono molto attaccato a questa città, anzi, se vale ancora il concetto di bandiere nel calcio odierno, io voglio essere una di queste bandiere. Se i tifosi mi vorranno, io rimarrò in questa società. E prima di chiudere, un veloce giro con le mail dei nostri telespettatori, ne vorrei leggere un paio, una per Claudio Siciliano, una per Borralè. Partirei con la prima per il signor Siciliano. Ciao, sono Imma dai quartieri, vi seguo da sempre, volevo chiedere a Siciliano il perché sia così bello nudo. Beh, innanzitutto ringrazio Imma per la sua gentilezza. Beh, in effetti i sacrifici che uno sportivo deve compiere per portare avanti con professionalità una attività del genere sono tanti. Ovviamente abbiamo anche avuto, il collega Borralè potrà confermare, un dono dalla natura che noi abbiamo cercato di ottimizzare, quindi sicuramente allenamento, vita sana e tanta fatica. E invece adesso un'altra domanda dal nostro tifoso, addirittura dall'Inghilterra, per il nostro portiere Borralè. Dice questo: ciao, sono Forest, chiamo da Londra. Una domanda a Borralè: ma perché ti offendi se ti dicono salame? Beh, effettivamente questo simpatico ascoltatore ne sa una più del diavolo. Sicuramente avrà scavato nella mia infanzia che è stata tempestata appunto da questa doppia identità. Io nato in Svizzera ma figlio di italiani, di conseguenza il salame, che è un prodotto tipico di queste terre assolate, mi ha un po' macchiato, perché gli altri bambini sfruttavano salame, perciò porto dentro di me questa, non dico rancore, però questa versione. Esatto, questa versione per il salame. Siamo giunti a conclusione, ringraziamo innanzitutto lo sponsor Olio Lovascio e un applauso ai nostri due campioni, ai quali la nostra trasmissione omaggerà di alcune cose. Questo è grazie. Mentre per Borralè, grazie. Penso siano cose gradite. Spero che la trasmissione vi sia piaciuta, tutto è andato come si deve. Alla prossima, buon calcio a tutti! Anche nei miei momenti di relax, Olio Lovascio.